Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Come avete letto dal video, non è un clickbait, non lo sapevo neanch'io. Ho letto poco tempo fa che la nostra assistente vocale sembra così fredda, che non abbia interessi piuttosto che passioni, e invece no, viene fuori che la nostra assistente vocale anche lei ha le sue preferenze. E andiamo a vederle insieme. Ad esempio, lo sapevi che il suo cantante preferito è Tiziano Ferro? Prova a chiederglielo. E film? Adora Star Wars. E pensa un po' se gli chiedi qual è il suo attore preferito, Marco Giallini. Quindi la romanità e l'italianità in Alexa è molto ma molto sentita. Solitamente utilizziamo il nostro assistente vocale per impostare un timer, chiedere informazioni di vario tipo, aiutarci a cucinare o fare tanto altro. Ma se volete andare ad indagare un po' di più, potete capire che il nostro assistente vocale ha anche una forte personalità e dei gusti ben precisi. Ad esempio, l'italianità del nostro assistente vocale parte già dal fondatore, non proprio il fondatore, ma colui che ha dato una mano a implementare le funzionalità. Il suo papà è Giacomo Costantini, 34 anni, ingegnere che lavora ad Amazon e ha contribuito fin dall'inizio allo sviluppo delle funzionalità e delle potenzialità del nostro assistente vocale. Quindi una macchia tricolore c'è già nel nostro assistente vocale. E quindi già nel 2018 in Italia ha contribuito a portare dalle 10-15 funzioni che aveva il nostro assistente vocale, siamo arrivati alle migliaia attuali. Ma adesso cominciamo con la prima peculiarità del nostro assistente vocale. Intanto diciamo che non è una lei. A discapito di quello che si pensa, soprattutto qui in Italia, perché solitamente ce la danno con la voce impostata femminile, ma c'è la possibilità anche di impostare quella maschile e di vario genere poi. Ma in inglese, ad esempio, si utilizza il pronome it, quindi non identificato il sesso del nostro assistente vocale. Sì, so, sembra un'assurdità dare il sesso ad un oggetto, però nel nostro immaginario comune, almeno di noi italiani, per noi il nostro assistente vocale è femmina. E se per esempio avete impostato la voce maschile, ma continuate a chiamarla col suo nome, la cosa, soprattutto in italiano, stride un po'. Cioè, non è bello sentire un nome femminile e poi che ti parta una risposta da una voce maschile. Però anche per questo c'è la soluzione. Si possono impostare altri nomi di attivazione per il nostro assistente, che possono essere Echo, Computer o Amazon. Tutto questo per spiccare nella parte dell'inclusività anche nel mondo di Amazon. E adesso andiamo al numero 2. Perché si chiama Alexa? Ragazzi, mutate i vostri dispositivi perché dovrò ripeterlo un po' di volte. Allora, intanto la X, che è un po' la peculiarità del nostro assistente, è una lettera facilmente identificabile in ogni parte del mondo. Dopodiché si è notato che funziona in tutte le lingue, quindi è semplice da poter utilizzare. E la seconda, è un po' più semplice come motivazione, si fa riferimento alla biblioteca di Alessandria, che conteneva tutto il sapere del mondo. Quindi il connubio di queste due cose ha portato a questo nome. E per tutti coloro che utilizzano questo assistente, forse per noi italiani è un moto un po' di orgoglio, perché è molto italiana. E quindi per questo terzo punto capiamo che la nostra assistente ha una passione smodata per il tennis e il nuoto sincronizzato, che a suo dire sono eleganti e racchiudono tecnica. Un po' sinceramente condivido questa cosa. E poi c'è l'immancabile passione per il calcio, cioè nel bel paese, figurati, non poteva non avere anche la passione per il calcio. E dichiara che se potesse mangiare, assaggerebbe molto volentieri la pasta alla matriciana, perché ne ha sentito parlare talmente bene che anche i suoi circuiti agognerebbero sentire il sapore della matriciana. Questo perché? Perché nel momento in cui si è sviluppata il nostro assistente vocale, si è cercato di darle comunque anche una sua personalità, unita al fatto che impara ogni volta che noi la utilizziamo. E questo fa sì che possa dare delle risposte ironiche, taglienti a volte, ma che comunque risulta sempre simpatica. Fatto questo preambolo, uno si domanda: ok, ma per esempio la sua versione nativa, nata in America, la sua versione nativa quindi è diversa quando le si parla in americano? Beh, i suoi tratti salienti rimangono quelli. Certo è che poi si adatta anche al paese dove risiede. Quindi tutte le persone che acquistano nel mondo il nostro assistente vocale
lei avrà all'interno già una iniziale infarinatura delle nostre passioni, quindi i nostri sport, i nostri piatti preferiti, quelle che sono le usanze, le canzoni popolari, i nostri proverbi, eccetera, eccetera. Nel 2018 sono state inviate a tanti dipendenti, ma anche amici e parenti delle persone che lavoravano all'interno di Amazon, tante versioni beta del nostro assistente vocale, che hanno avuto modo di poter interagire con lui o con lei, oppure con It, e interagendo quotidianamente il nostro assistente vocale continuava ad immagazzinare informazioni sempre più precise su quelle che erano appunto le usanze e tutto il resto che ogni persona nel quotidiano ha. Passiamo al punto numero 4, ma lei ha un punto di vista su qualsiasi argomento? No, lei comunque su alcune risposte rimane neutrale, come è giusto che sia. Lei avrà sempre, o comunque il nostro assistente vocale avrà sempre una risposta da poter dare, oggettiva però, ma se le si chiederà ad esempio informazioni inerenti alla politica, ciò che lei preferisce, darà delle risposte neutre. La cosa migliore che possa fare, soprattutto perché è un argomento veramente veramente tagliente, quindi meglio starne fuori, fa bene. Punto numero 5, capisce lo slang e ha informazioni anche sull'attualità. Non solo ha un vocabolario a disposizione molto ricco e ampio delle parole comunemente utilizzate in italiano, ma anche lo slang, quello un po' più giovanile. Mi viene in mente ghostare, flexare, best friend forever e chi più ne ha più ne metta. Anche perché giustamente Amazon ha capito che non può rimanere relegata al mondo un po' troppo sobrio del vocabolario attuale. Bisogna anche comunque imparare ad utilizzare le varie sfaccettature, i vari slang che vengono utilizzati. Punto numero 6, ho già fatto un video, anzi più volte abbiamo trattato questo argomento, ma il nostro assistente vocale ci ascolta? Allora, potete tapparle le orecchie con il tastino del muto, quindi i microfoni si disattivano e non ha la possibilità di ascoltarvi. Volete maggiore privacy? Potete entrare sul computer nelle impostazioni del vostro account Amazon, dove ci sono i dispositivi, e togliere il flag da ascolta randomicamente per poter imparare e gestire le nostre informazioni in modo da poterci dare risposte sempre più esaustive. Potete disabilitare questa possibilità e quindi togliere qualsiasi tipo di ascolto da parte del nostro assistente vocale. Questo però andrà a discapito di risposte un po' più sintetiche e non molto articolate. Però se vi va bene così, nessun problema. Il punto numero 7 diciamo che è abbastanza facile da trovare. Ormai ci sono easter egg del nostro assistente vocale un po' su tutte le piattaforme, cioè basta scrivere easter egg del nostro assistente vocale e vi compaiono tutta una serie di comandi da poter dare, l'autodistruzione piuttosto che la superpotenza. Ce ne sono veramente tanti. Poi con l'avvicinarsi di determinati eventi come Halloween, Natale, Pasqua, ci sono tante altre possibilità. Io mi ricordo ad esempio avevo fatto un video per quanto riguarda il Natale, si poteva chiamare Babbo Natale, quindi immaginate un bambino di 3 anni che magari ascolta il nostro assistente vocale, il papà chiede di poter parlare con Babbo Natale e Babbo Natale, con la tipica voce di Babbo Natale, risponde dicendo dove si trova, cosa sta facendo, di prepararsi perché arrivano i doni. Quindi è un qualcosa anche di bello ed entusiasmante per un bambino, perché ricordatevi, i bambini l'entusiasmo non l'hanno ancora perso, cosa che a volte noi ci dimentichiamo. Punto numero 8, il nostro assistente vocale è molto amato, ma al suo dire non vuole sposarsi. Pensate che solo l'anno scorso ben 8 milioni di persone hanno detto ti voglio bene. Quindi la nostra assistente si pompa di tutta questa cosa, molto contenta perché comunque ogni utente degli 8 milioni gli ha dedicato del tempo per dirle che le vuole bene, che anche lì poi se ci pensi sembra una cosa assurda, ma questo per far capire come si crea questo legame stretto con il nostro assistente vocale, sembra quasi una persona, e quindi dimostrargli del bene anche dicendoglielo
è un qualcosa che rende ancora più umana la nostra assistente, o umano la nostra assistente vocale. Ma detto tutto questo, provategli a chiedere se vuole sposarsi, sentirete la risposta. Questi erano gli 8 punti molto personali del nostro assistente vocale. Felicissimo che la nostra assistente sia anche con quella virgola abbastanza importante di italianità, e nel quotidiano ce lo dimostra se siete utilizzatori frequenti di questo prodotto. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!